Dunque, ragazzi, Matteo Trentin è campione d'Europa. C'è poco da dire, l'Italia finalmente torna a vincere un titolo di ciclismo dopo il 2006 o 2007, insomma, l'ultimo è stato Ballan aver vinto il mondiale, poi il nulla per anni e finalmente torniamo ad alzare un titolo europeo. Ed è bello perché dato Matteo Trentin è stato bravissimo, ma credo che sia stata proprio la prova di squadra che sia stata incredibile. Bellissima la parte finale dove Trentin taglia il traguardo e la prima cosa che fa va abbracciare il suo compagno di squadra. Insomma, c'è poco da dire. Grandissima prova degli azzurri che finalmente, ripeto, tornano a vincere un titolo internazionale e sono contento per questo, quindi. Complimenti a Matteo Trentin, appunto, che quest'anno ha avuto anche delle difficoltà incredibili. L'anno scorso è stato sfortunato, era arrivato secondo, è arrivato quarto al mondiale, quindi poteva prendersi comunque già una medaglia mondiale, non ce l'aveva fatta. Porta a casa un titolo europeo, che insomma, ripeto, è importante, ma stiamo parlando di ciclismo su strada. Sul ciclismo su strada, un titolo assoluto per nazionali mancava dal 2008, proprio con Ballan. Perché giustamente su pista c'è da ricordare che Viviani settimana scorsa ha vinto il campionato europeo e aveva vinto anche l'Olimpiade. Quindi insomma, complimenti a Matteo Trentin, ma complimenti a tutta la spedizione azzurra, ai campionati europei su strada, perché ha fatto veramente benissimo, ma soprattutto un complimenti a tutta la squadra professionistica dell'Italia che oggi ha portato Matteo Trentin alla vittoria. Quindi complimenti a tutti. Io ragazzi vi saluto e vi do appuntamento ai prossimi video. Ciao!